Abbiamo ora il prossimo panel, abbiamo un ospite che vedo e rivedo molto, molto volentieri, è un po' che fisicamente non ci incrociamo, ed è Francesca Cappellaro, ricercatrice del coordinamento delle attività economia circolare di Enea. E abbiamo come ospite un'organizzazione importantissima, un'organizzazione forse... Io non sento bene l'audio. Bene, allora mentre io... Adesso sento, mentre sì. Io racconto chi sei, bene, tu sì. Senti. Mi fa tantissimo piacere vederti. Che è Enea. Francesca, tra l'altro, spero tu abbia anche il tuo libro a portata di mano per fare poi un lancio del libro, ma a parte questo vorrei una cosa prima di tutto. Io non credo che chi ci ascolta conosca il ruolo di Enea quanto Enea merita di essere conosciuta. Enea è un'organizzazione importantissima dalla storia lunghissima, ma sull'economia circolare ha un ruolo molto importante e merita di essere ricordato. Passare a parlare della piattaforma italiana degli stakeholder dell'economia circolare, ci vuoi ricordare cos'è Enea e cosa fa per l'economia circolare? Sì, se posso, condivido il mio schermo perché ho preparato qualche slide. Bene. Che così può essere utile anche per seguire la mia presentazione. Riuscite a vedere? Sì. Bene, allora appunto parlavamo di Enea. Enea è un'agenzia nazionale, uno dei più grandi enti di ricerca a livello nazionale. Qui vedete come siamo distribuiti in Italia. E in particolare... Ti ho chiesto, scusami Francesca, sì. Ti ho chiesto una volta quando sono venuto in visita a Bologna quanti sì. progetti avete, no, attivi, e mi è stato detto un numero incredibile, dico bene. Sì, adesso siamo 4 dipartimenti, quindi ogni dipartimento ha tantissimi progetti attivi, noi ne abbiamo più di 100, quindi sicuramente ogni dipartimento ha le sue attività. Enea è famosissima per l'efficienza energetica, sappiamo tutti il discorso degli ecobonus che viene verificato da Enea, ma Enea non è solo energia ed efficienza energetica, ma abbiamo un dipartimento dedicato proprio alla sostenibilità per i sistemi produttivi e territoriali. E in particolare abbiamo questo approccio multidisciplinare all'economia circolare, c'è proprio una sezione trasversale che si occupa di economia circolare in Enea dove lavoro io e lavorano anche tanti altri colleghi in molti centri di Enea in Italia. E questo perché proprio l'economia circolare, un po' come emerso anche dai dibattiti di prima, è una tematica trasversale che ha un'applicazione a tutti i livelli, non è solo una questione ambientale, anzi diciamo che parte da una questione economica. Poi sicuramente va verso un vantaggio ambientale, ma con degli importanti risvolti anche sociali. Non sto qui a citare le numerose iniziative internazionali a partire dagli SDGs che vedono in particolare SDG 12 proprio sulla produzione e consumo sostenibile, anche il cuore dell'economia circolare. A livello europeo tutto quello che sono i piani di azione dell'economia circolare partiti dal 2015 e già da quest'anno abbiamo un nuovo piano dell'economia circolare. Per poi vedere anche tutto quello che sono le nuove iniziative anche legate alla ripresa, al Recovery Fund, che vede l'importanza anche dell'economia circolare in quelli che sono tutti i piani di recupero e di resilienza. A livello italiano Enea è stata tra i promotori di un manifesto sull'economia circolare sotto anche appunto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico, da cui sono partite tantissime iniziative che hanno visto coinvolti sia istituzioni, organizzazioni, altri enti di ricerca, importanti imprese, associazioni anche di imprese come ad esempio Confindustria.
All'interno, a livello nazionale e internazionale, Enea ha anche la presidenza della rete internazionale della simbiosi industriale, che è uno degli strumenti cuore dell'economia circolare. E inoltre partecipiamo a quelle che sono le commissioni tecniche UNI, che sono i corrispondenti dei comitati ISO proprio sull'economia circolare. Quindi vediamo che c'è tanto su economia circolare, sia a livello appunto di policy, ma anche a livello di quelli che possono essere gli strumenti che poi rendono possibile l'attuazione di un'economia circolare all'interno di un territorio o soprattutto all'interno di delle imprese. Abbiamo sviluppato un approccio integrato all'economia circolare, qua vedete uno schema. E questo per dire che si può partire a fare economia circolare all'interno della propria impresa, ma poi necessariamente occorre che l'impresa inizi a dialogare con l'altro sistema produttivo, creando anche nuove filiere, le famose filiere circolari, che portano un'innovazione proprio anche nei modelli produttivi, nei modelli di business. E da questi possono nascere anche delle nuove relazioni con i consumatori, anche in un'ottica di sharing economy, proprio per poter permettere un dialogo con quelle che sono le esigenze del cliente, del consumatore, in ottica di economia circolare. E appunto economia circolare è un'opportunità di innovazione, significa agire a vari livelli, soprattutto a partire dall'ideazione di un nuovo prodotto, quindi nella fase di eco design, per poi dopo andare ad innovare, a chiudere i cicli in tutte le fasi e attraverso alcuni strumenti. Ci possono essere innovazioni che riguardano i processi, e benissimo il discorso di utilizzare energie pulite, ridurre il consumo delle risorse dell'energia, ridurre le emissioni, ma ci possono essere innovazioni che riguardano soprattutto i prodotti, appunto come citavo prima l'eco design, o anche una progettazione di prodotti circolari con il supporto di strumenti come il Life Cycle Assessment. E tu sei esperta, se non sbaglio, no, di LCA? Sì, siamo non solo io, naturalmente abbiamo un intero laboratorio che lavora sulle tematiche del Life Cycle Assessment e dell'eco design, che è una competenza ormai ventennale di Enea, quindi sicuramente su questo abbiamo fatto tantissimi progetti. Il terzo livello di innovazione che però ci teneva a sottolineare è l'innovazione sistemica, perché la transizione avviene solo quando raggiunge tutto il sistema. E qui appunto strumenti e metodologie come la simbiosi industriale o approcci di sharing economy possono aiutare e facilitare il dialogo tra tutti gli attori di un territorio. Ho citato l'importanza della progettazione, del design, che può essere molto, molto utile in vari settori, pensiamo appunto al discorso del settore moda, perché il design è quello che la fase in cui si decidono i materiali, le materie prime e anche le modalità di produzione di un prodotto che sono quelle che determinano oltre il 60% delle emissioni di gas serra nella vita intera di un prodotto, e quindi l'importanza di adottare l'economia circolare fin dalla progettazione. Questo è uno dei criteri che come Enea noi suggeriamo e su cui lavoriamo quando andiamo a lavorare insieme alle imprese. Altro approccio che abbiamo come Enea è questo dell'economia collaborativa, che è un modo di ripensare i prodotti non più in un'ottica materiale ma in un'ottica di accesso al bene, superare il concetto di possesso andando verso un concetto di sharing, e questo sappiamo che soprattutto i giovani sono già pronti, sono già operativi, perché attraverso la digitalizzazione piattaforme di sharing si stanno diffondendo a macchia d'olio. Allo stesso modo però anche il concetto della sharing può essere applicato all'interno dei distretti industriali, ed è qui diventa la base per quello che sono appunto i strategie e strumenti di simbiosi industriale. Che cosa consiste la simbiosi? La simbiosi significa avere un approccio win-win, ossia quelli che sono i rifiuti di un'azienda, che sono un costo, che sono un peso per un'impresa, ripensarli in un'ottica di nuovo prodotto, chiamiamo sottoprodotto questo rifiuto, che non lo vogliamo più chiamare così, e diventa un input per una nuova impresa.
Questo diventa una strategia win-win perché permette di risparmiare i costi della gestione rifiuti all'impresa A e diventa un nuovo tipo di acquisto a un prezzo nettamente inferiore per l'impresa B che acquista sottoprodotti. Naturalmente non è così semplice come l'ho schematizzato, e infatti la simbiosi industriale necessita di un accompagnamento, e qui Enea ha sviluppato una piattaforma digitale sulla simbiosi industriale che aiuta a mappare le proprie risorse in ottica di simbiosi industriale. E per risorse non intendiamo solo i rifiuti, ci potrebbero essere anche delle energie in eccesso che un'azienda non utilizza e che potrebbero essere condivise, scambiate con altre imprese di un distretto industriale. E su questo ci insegnano i distretti della Danimarca, che sono stati tra i primi. La stessa cosa può avvenire per l'acqua, ma anche per spazi inutilizzati, sale riunioni, servizi come la mensa, servizi di logistica. Ecco, la simbiosi industriale è davvero un'opportunità, e mi sento di dire che anche appunto all'interno di un distretto come può essere Prato sicuramente la state già applicando, perché è sicuramente applicare strategie di simbiosi industriale all'interno di un distretto è un modo per risparmiare tutti, risparmiare insieme. Ecco. E quindi vado a quello che è un po' il cuore di questo mio intervento, che è la partecipazione degli stakeholder. Perché è importante pensare a un'economia circolare che non sia solo a livello di singola impresa o a livello anche di un distretto, ma un'economia circolare sistemica? Perché se vogliamo una vera transizione, questo deve essere una trasformazione di un modo di produrre, un modo di consumare che non può essere più lineare, ossia non va più a esaurire le risorse e non va più a generare rifiuti, ma diventa un approccio di chiusura dei cicli e di economia circolare per tutto il sistema. E su questo è molto importante appunto un dialogo tra attori diversi, perché le imprese da sole non ce la fanno, i consumatori da soli non ce la fanno, le istituzioni possono anche appunto dare dei driver, delle policy, ma se non sono condivise e non sono fattibili da un punto di vista di produzione e consumo, non riusciranno ad avere successo. E quindi l'idea di creare delle piattaforme di stakeholder nasce prima a livello europeo, con la piattaforma europea degli stakeholder dell'economia circolare, iniziativa della Commissione europea appoggiata dal Comitato Socioeconomico Europeo, e diventa una rete di reti. Non vuole duplicare, non vuole creare una nuova rete, ma vuole diventare un momento di dialogo, uno strumento di scambio, soprattutto per quello che sono le buone pratiche. Si è parlato anche prima appunto di buone pratiche. Buone pratiche di economia circolare sono diffusissime, forse c'è poca comunicazione, lo diceva anche prima l'assessore. Ecco, le piattaforme degli stakeholder servono per moltiplicare la comunicazione, moltiplicare le informazioni, favorire gli scambi, favorire la replicabilità di quelli che sono stati casi di successo che vengono replicati in altri settori, in altri livelli, anche in altri paesi. Enea è l'unico membro italiano che partecipa alla piattaforma, e proprio come Enea abbiamo avuto il mandato di creare una piattaforma italiana dell'economia circolare. Si è tenuta proprio questa settimana la conferenza della piattaforma europea, dove sono stati presentati interessanti lavori che appunto anche a livello italiano abbiamo portato avanti in alcuni settori, come ad esempio quello delle costruzioni e demolizioni. La piattaforma italiana, dicevo, nasce su iniziativa di Enea, su mandato della piattaforma europea, e da qui abbiamo avviato un percorso di dialogo e di coinvolgimento degli stakeholder per aumentare il peso della nostra rappresentatività a livello internazionale, ma anche rafforzare quello che è un po' in Italia il modo di fare economia circolare. E qua vedete appunto un po' lo scambio che avviene tra quello che è appunto la conferenza annuale ECESP, dove vengono date alcuni input, alcune linee di priorità di lavoro per gli stati membri, vengono recepiti all'interno di ECESP, ma allo stesso modo ECESP,
col suo ruolo nazionale e con anche la possibilità di svolgere delle consultazioni nazionali su quelli che sono i temi, ma anche le criticità dell'economia circolare, può portare degli input importanti alla piattaforma europea. Quindi il partecipare a questa piattaforma è proprio importante per facilitare questo scambio e questo anche lavoro di driver e di lobby a livello europeo. Come vedete, il coordinamento della piattaforma è a cura di Enea e abbiamo inoltre un comitato di coordinatori che prevede invece la partecipazione di tanti altri stakeholder italiani, tra le università, a regioni, al mondo delle imprese. Abbiamo raggiunto quasi 100 organizzazioni firmatarie e i partecipanti ai gruppi di lavoro sono oltre 170 organizzazioni. Quelli che sono appunto gli obiettivi che ho citato prima sono un po' vanno oltre, diciamo, il semplice scambio di buone pratiche e di dialogo, perché in Italia si sta cercando di portare all'attenzione nazionale quelli che sono dei temi rilevanti che possono poi spingere ulteriormente le policy verso l'economia circolare. E quindi si sono andati a creare dei gruppi di lavoro, 7 gruppi di lavoro, che vanno ad affrontare a livello, focalizzandoci sui vari temi, quelli che sono i punti chiave da portare poi appunto a livello nazionale. Abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa di ricerca e quindi un po' quelli che sono tematiche emergenti dal mondo della ricerca, ma ricerca non è solo il mondo accademico, ma abbiamo anche una numerosa partecipazione delle imprese che sono interessate a sperimentare modelli innovativi di economia circolare. C'è il secondo gruppo di lavoro che si occupa di strumenti e policy e governance, dove il coordinamento è da parte del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e anche di FISE Unicircular. E anche qua sono stati affrontati attraverso alcuni report quelli che sono anche dei temi un po' chiave come l'end of waste sull'applicazione in Italia di questi regolamenti che sono anche diventati problematici. Abbiamo un altro gruppo di lavoro che si occupa di indicatori e misurazione di economia circolare. Sappiamo che esistono numerosi indicatori, occorre anche aiutare il sistema produttivo a fare sintesi tra questi indicatori e anche a poter discriminare su quelli che sono gli indicatori più vicini alle nostre realtà nazionali. Poi entriamo su altri gruppi di lavoro che sono più focalizzati proprio sull'applicazione dell'economia circolare, in particolare l'applicazione nei sistemi produttivi che ha visto il nascere di sottogruppi di lavoro per filiere, tra cui abbiamo mobilità elettrica, costruzione e demolizione, un gruppo dedicato al tessile, abbigliamento e moda, agri-food e plastiche. Anche qua nascono da questi gruppi di lavoro degli importanti documenti che trovate tutti nel sito di ICESP e si può consultare anche una serie di buone pratiche proprio su questi settori che diventano un po' anche di ispirazione per il mondo produttivo. Vuoi ricordare anche il sito, tanto che ci sei? Certo, il sito è questo, scusate sono andato troppo avanti, www.icesp.it. Questo sito è strumento operativo dove c'è la possibilità, uno strumento dinamico, di consultare ma anche caricare le proprie buone pratiche. Perché è possibile, appunto, ho visto che prima c'erano tanti imprenditori, è possibile inserire la propria esperienza di economia circolare compilando direttamente online quelli che sono le informazioni del proprio prodotto o della propria iniziativa di economia circolare che si è realizzata. E quindi abbiamo realizzato questo database di buone pratiche che vede al momento circa 180 buone pratiche. E in particolare qua riporto alcuni esempi che ho pensato soprattutto legati un po' anche al settore
al settore tessile, abbigliamento e moda. Ad esempio, un esempio che è stato caricato da Radici Group è quello di un prodotto monomateriale, una giacca che prima era realizzata con 14 tipi diversi di materiali e numerosi componenti, grazie appunto a strategie di ecodesign l'hanno completamente riprogettata attraverso e realizzata in un unico materiale plastico che può essere completamente riciclata. Un'altra esperienza è quella della simbiosi, di un esempio appunto di sottoprodotto, di rifiuto che diventa un prodotto per una nuova impresa, un rifiuto agroalimentare come il pastato di agrumi, che diventa un input, una fonte di materia di input per un'impresa che ha realizzato un filato basato proprio sulla pastata di arance, che è il famoso Orange Fiber, questa startup catanese che ha vinto numerosi premi e che è anche ben conosciuta perché nell'alta moda è diventata parte di collezioni dedicate da parte di appunto di stilisti d'alta moda. E questo per dire che l'opportunità di segnalare le proprie buone pratiche e anche di avere ispirazioni per i propri processi produttivi in ottica di economia circolare è uno dei vantaggi, che è uno degli strumenti che vengono offerti dalla piattaforma dell'economia circolare. Quindi Francesca, scusami, possiamo noi prenderci l'impegno nei nostri canali di stimolare le imprese che ci ascoltano e quelle che fanno parte della nostra comunità appunto a aderire a questa importantissima piattaforma? Sì, assolutamente. Si parlava prima di fare maggiore informazione, comunicazione. La piattaforma consente questo, consente di far conoscere, amplificare. Ecco. Vedete qua in giallo, qua in questi grafici, è la partecipazione delle imprese nella piattaforma. In azzurro mondo della ricerca e in verde le istituzioni. Quindi vedete come il giallo predomina, le imprese sono protagoniste della piattaforma, naturalmente con il supporto degli altri stakeholder, perché l'economia circolare si fa tutti insieme. Mi auguro che il vostro database vada presto in crisi e che esplodano. No, ma in realtà viene inserita la buona pratica, ma poi abbiamo un comitato di buone pratiche che le valuta, non è che vengono approvate di default, c'è una consultazione da parte di esperti, ci sono alcuni criteri secondo cui una buona pratica può essere approvata oppure no. Qui vi ho messo alcuni riferimenti di futuri eventi, in particolare la conferenza annuale aperta a tutti l'11 dicembre e anche come si aderisce alla piattaforma, che è un'adesione gratuita. Entro il 4 dicembre si può, ci sarà la ratifica dei nuovi membri, si può, entro il 20 novembre si può aderire. Quindi invito appunto tutti gli interessati a andare sul sito e a proporsi insomma come nuovi membri, perché abbiamo bisogno anche di questa voce di Prato, ecco. Certo. Grazie Francesca. Io ti chiedo però, fammi questo favore, parla anche velocemente, siamo fuori dai tempi, ma mentre l'assessore Barberis prende il posto nella sua appunto sedia da regista, se tu ci racconti anche velocemente del tuo libro. No, vabbè, ma il mio libro... Il mio libro è proprio una piccola cosa che ho fatto a livello di iniziativa personale, non è una cosa istituzionale di Enea, quindi. Però sì, è nato da un'iniziativa, perché io sono una ricercatrice attiva nel mio territorio, con i cittadini della mia città abbiamo creato un mercato biologico e da lì degli eventi informativi per i cittadini sul tema del cibo sostenibile. E da questi eventi nasceva sempre la domanda: ma dove posso avere queste informazioni? E allora mi sono decisa e ho messo insieme. Quindi il libro è Francesca Cappellaro. Che cosa c'è dietro il mio piatto? Bene, editore. Le Due Torri. Fantastico, te l'ho chiesto anche perché tra poco più di un'ora abbiamo due chef molto in gamba e tra appunto parleranno del tema del cibo circolare, quindi potevamo candidarti anche a quel panel, abbiamo scelto questo panel per te. Bene, Francesca, sei stata veramente preziosa e hai portato informazioni utilissime
alla nostra community. Quindi grazie e spero veramente di vederti presto di persona. Veramente, grazie a voi e complimenti per questo evento, grazie ancora per avermi invitato, una bellissima esperienza. Guarda, hai davanti a te tra l'altro in questo istante l'assessore Barberis che si è seduto, quindi stai parlando direttamente a lui. Vi aspettiamo su ICESP, anzi proprio sarete dei nostri ospiti presto se volete partecipare, grazie.